E dire anti-Milan. Dopo una sola settimana l'Inter deve dimettersi da rivale dei rossoneri. Dovevano arrivare i due punti e il gol numero 4000. Sono giunti invece inattesi i tre schiaffi dell'Ancona. I nerazzurri hanno pagato a caro prezzo una domenica davvero strana, come il nuovo stadio del Conero, nato prematuramente senza una curva. Una prima bagnata, decisamente troppo, con il terreno di gioco ridotto ad una piscina ed un risultato troppo clamoroso per essere vero. Siccome l'ho detto quando abbiamo vinto, magari con un risultato clamoroso a Pescara, che non meritavamo un risultato compiante, io mi sento di dirlo oggi che l'Inter non meritava di perdere 0-3. Direi che l'Inter forse pensava troppo a fare il gol numero 4000, 3999, invece secondo me è importante, i campionati si vincono in provincia, non contro la Juve, il Milan, così. Contro queste squadre per forza si trova la concentrazione, credo che per queste grandi squadre bisogna trovarle anche in provincia. Con un campo così il gol diventa una scommessa. L'Ancona punta sul numero giusto, 10 rosso. È infatti un colpo di genio di Lajos Deteri a sbloccare la situazione dopo 20 minuti, un gol che avrebbe meritato l'ovazione della curva, purtroppo inesistente, così come inesistente dalla parte opposta Darko Pančev. Lo statuario numero 9 macedone non ha mai sfruttato la buona vena di Fontolan ed è stato l'uomo in meno dei nerazzurri, che restano in 10 e stavolta sul serio al 35esimo. Retropassaggio suicida di Ferri bloccato da una pozzanghera. Zenga esce in scivolata e invece del pallone trova la gamba di Agostini. Fallo tanto involontario quanto netto ed espulsione inevitabile. No, io non ho protestato nei confronti di Agostini. È che lui mi ha detto che c'aveva un segnaccio sulla gamba e io gli volevo far vedere che ce l'avevo anch'io. Siamo arrivati insieme sulla palla. Non è che lui è arrivato nettamente prima di me. Sono cose comunque che oggi succedono perché ci sono questi regolamenti, prima o poi capita a tutti. Oggi purtroppo è capitato a me, ma in quell'occasione non potevo proprio far diversamente. L'Inter si butta in avanti con furore, ma trova un'altra brutta sorpresa, il portiere Micillo, che si improvvisa saracinesca sulle conclusioni a raffica di Fontolane e Sammer. Ancora Micillo protagonista, stavolta involontario, al quarto d'ora della ripresa, quando si scontra con Pančev che è costretto ad uscire. Il suo pomeriggio nero si chiude così con 6 punti di sutura. La partita invece si chiude a un quarto d'ora dalla fine ed è ancora Deteri a vestire i panni del cecchino. Seconda occasione, secondo gol con un destro imparabile a fil di palla. E un Deteri così a Bologna non l'avevano mai visto però. Com'è? Come si spiega? Ma non lo so, difficile a dire. Sicuramente io sono in questo momento molto tranquillo, sono trovato un ambiente, tutti i giocatori molto bravi. Una città che vuole a tutti i costi rimanere in Serie A. Ma l'incubo per l'Inter non è finito. È ancora Deteri a calpestare le rovine nerazzurre soffiando palla all'impacciato Paganin e avviandosi verso la porta di Abate. Inutile il fallo di De Agostini perché sulla linea c'è Lupo a segnare il terzo gol. Se devo essere sincero non me l'aspettavo neanche io, perché vincere 3-0 con l'Inter nelle condizioni in cui erano loro, nelle condizioni in cui eravamo noi. Il calcio ti riserva queste sorprese. Noi avevamo due partite in casa, pensavamo col Cagliari che era la nostra portata e con l'Inter no, invece hai perso col Cagliari e vinto con l'Inter. Micillo, perché ha voluto la maglia di Zenga? Oggi è stato più bravo lei di Zenga. Io da quando sono grande così che tifo Zenga, quindi per me è un cimelio, credo. È stato come coronare un sogno. Sì, questa partita contro Zenga, la maglia, per portare a casa il risultato, ho detto prima, ho tenuto i denti stretti fino alla fine per portare a casa questo risultato, ce l'abbiamo fatta e ne sono contento.